La vita è stata tutta un'avventura. L'ultimo messaggio su Facebook di Ricketts, frontman del gruppo toscano Banda Bardò, che si è spento questa mattina a 60 anni dopo una lunga malattia. Sentiamo Enzo e Mirafesta. La mattina mi ci vuole un cardiologo. Ehi amici! Un veterinario. Si gioca insieme. O una plastica. Ama a scherzare, non perdeva mai il sorriso, sostenuto da una vitalità straordinaria che faceva di lui il trascinatore della Banda Bardò, uno dei gruppi folk più amati nel nostro paese. Era così Enrico Greppi, l'instancabile Ricketts, sempre concentrato su nuovi progetti, come racconta in una delle sue ultime apparizioni qui a Controradio un paio di mesi fa, in piena pandemia e con un brutto male addosso che lo stava logorando. Ma soprattutto ho iniziato a scrivere su carta, a scrivere libri, a scrivere racconti, a scrivere podcast, ho scoperto che esistono queste cose. La creatività, la capacità di mescolare le esperienze, questo è uno dei suoi tratti distintivi, accanto a un forte impegno sociale e all'antifascismo. Non a caso, Se mi rilasso collasso è uno dei brani più apprezzati dai fan. Se mi rilasso collasso, mi manca l'aria e l'allegria per Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un'avventura. Queste le ultime parole affidate ai social. Un saluto affettuoso alla sua famiglia e alla sua band, con la quale da poco aveva festeggiato a Firenze i 25 anni di carriera. 10 dischi e centinaia di concerti in Italia e all'estero. Perché, come diceva sempre, la musica è un bisogno sincero, non serve per la vanità o l'ego.